Benvenuti a TeleCRU, il notiziario settimanale dell'Assemblea Legislativa dell'Umbria. Ok dell'Aula, a maggioranza, alla relazione della Presidente Marini sull'attuazione del programma di governo per il 2013. Davide Mariotti Bianchi. L'Assemblea Legislativa dell'Umbria ha approvato con 15 sì di PD, PSI e IDV, un astenuto Goracci, Comunista Umbro e 9 no di UDC, Forza Italia, NCD e Fratelli d'Italia la proposta di risoluzione della maggioranza che fa propria la relazione della Presidente della Giunta regionale, Catiuscia Marini, sullo stato di attuazione del programma di governo e sull'amministrazione regionale per l'anno 2013. Nel suo intervento in aula, la Presidente Marini ha sottolineato come l'Umbria, pur in una fase di crisi globale e di tagli dei trasferimenti, sia un ente sano che ha saputo gestire le criticità senza ricorrere a costi aggiuntivi per cittadini e imprese, grazie ad un'azione molto robusta di razionalizzazione dei costi di funzionamento e riduzione della spesa. La Marini ha poi ricordato i tagli ai costi della politica, il sostegno allo sviluppo e alla competitività delle imprese, gli interventi di sostenibilità ambientale, il forte impulso alle infrastrutture e come, nonostante un dimezzamento del Fondo Sociale Regionale, la Regione sia stata in grado di recuperare risorse finanziarie per mantenere centrali le politiche della coesione sociale, sia nella parte sanitaria ma soprattutto nella parte sociale. Inoltre ha sottolineato che per la sanità nel 2013 confermiamo l'equilibrio di gestione, l'adempimento dei LEA e le politiche degli investimenti senza usare nessuna leva fiscale regionale. Infine Marini ha ricordato che la giunta regionale ha portato avanti una visione e una programmazione riformista dell'agenda di governo con azioni di riforma che hanno riguardato questioni fondamentali. In aula sono emerse varie posizioni delle diverse forze politiche. Ma noi abbiamo espresso le nostre perplessità su questo documento che tende a descrivere una situazione come al solito di rose e fiori, grandi riforme, grandi innovazioni, grandi riduzioni di sprechi, di spese, eccetera. A noi sembra invece che la situazione sia di tutt'altro tipo. I cittadini ancora oggi, avvicinandosi alla pubblica amministrazione, non notano quella differenza di passo nel rispondere alle loro esigenze, nel creare le condizioni per spingerli a innovare, a investire nella nostra regione. Ecco, quindi da questo punto di vista ci sembra una relazione propagandistica per la quale abbiamo assolutamente votato contro. Il programma di governo della nostra regione ha saputo dare risposte importanti. Tanto c'è ancora da fare sul versante delle riforme, in primis dopo l'abolizione delle province, quindi sulla riorganizzazione istituzionale degli enti della nostra regione. Per dare risposte a una crisi produttiva e industriale importanti, dove necessariamente ci sarà bisogno anche della collaborazione fra governo, Parlamento e Unione Europea. È importante però sottolineare gli strumenti messi a disposizione della nostra regione, soprattutto sul versante del sostegno alle famiglie, sul versante della coesione sociale e soprattutto sulla riduzione, o meglio il mantenimento della pressione fiscale, unico caso in Italia. Dalla relazione della Presidente emergono le difficoltà di una regione inscritta nelle difficoltà di una nazione come l'Italia e più vastamente l'Europa, e con una serie di indici veramente preoccupanti sotto molti aspetti. È evidente che noi comunque abbiamo un problema specifico emerso nel dibattito di questa mattina relativa alla volontà politica. Esiste una maggioranza di tipo elettorale, ma non una maggioranza di tipo programmatico. Questa è stata la difficoltà forte di questa legislatura. Giudizio positivo del gruppo socialista sulla relazione della Presidente Marini. È stata una legislatura caratterizzata da riforme, a differenza del passato, riforme importanti. Certo, le riforme non basta farle, i numeri sono state fatte, bisogna anche attuarle. I cittadini ancora non hanno ricevuto la percezione di questo. Non si sono aumentate le tasse, non si sono diminuiti i fondi per il welfare. La crisi c'è forte e morde anche qui. C'è ancora molto da fare, io sono convinto che la Presidente e la Giunta in questi mesi riusciranno a far apprezzare agli umbri le cose, le riforme, le scelte che sono state fatte.
un mandato caratterizzato dalla normalità, niente di importante, niente di rivoluzionario, niente di capace di invertire la tendenza dell'Umbria verso il declino. L'Umbria ha bisogno di cambiare, questo cambiamento non può darlo certamente questa maggioranza, in grado solo di esprimere presidenti alla Marini o alla Lorenzetti. Nessuno si è accorto della differenza. L'unica vera differenza è il cambiamento che garantisce il funzionamento della democrazia. Solo il centrodestra può dare questo cambiamento. Esprimo una buona dose di insoddisfazione per la relazione della Presidente, perché abbiamo mancato troppi punti, in particolare quelli del lavoro e dell'occupazione, della difesa di un'Umbria ambientalmente sostenibile, eppure nella sanità, che dovrebbe essere il fiore all'occhiello di questa regione, ci sono troppe cose che non vanno, non solo le baronie, ma soprattutto le liste d'attesa che penalizzano i cittadini, quelli che non possono permettersi l'intervento privato. Da ultimo dico che anche nei confronti dei territori più marginalizzati, e penso a Gubbio, ci sono state troppe scelte che sono state nocive per quelle realtà. Una relazione sullo stato d'attuazione del programma, che in realtà è una sorta di bilancio sui 5 anni di governo Marini, tra luce ed ombre, riforme annunciate e concretamente non molto realizzate rispetto agli obiettivi prefissati, è mancata la ripresa, una congiuntura economica difficile, numeri che vengono taciuti. È allarmante il tasso di occupazione che cala, oltre 50.000 persone senza lavoro, ma sfiorano le 200.000 tra quelle che il lavoro non ce l'hanno e quelle che non ce l'hanno sufficiente per mantenere la propria famiglia. Questi sono dati preoccupanti. Il rendiconto relativo all'attività del 2013 si colloca ovviamente nel lavoro della giunta regionale di questi anni. Questi sono gli anni più difficili e duri per l'Umbria, quelli della crisi economica, quelli della mancanza di lavoro, ma anche quelli di una forte riduzione della spesa pubblica. La regione ha lavorato con un processo molto significativo di riforme volte a ridurre i costi di funzionamento dell'ente regione, producendo risparmi tra personale, sedi, uffici per oltre 6 milioni di euro annui. Queste risorse le abbiamo destinate a mantenere le politiche sociali. Abbiamo cercato di gestire al meglio i fondi della programmazione europea, che sono quelli destinati alle imprese, alla formazione professionale, ai lavoratori, ai giovani, in modo da favorire anche quella formazione necessaria a creare nuovo lavoro. Oggi ci troviamo a fare un rendiconto che necessita di una regione sana come quella Umbra, ma anche di una regione che può tornare ad investire per favorire la crescita e l'occupazione. In prima commissione illustrato il programma di politica patrimoniale per il triennio 2014-2016 predisposto dalla Giunta. Il servizio. L'assessore regionale Fabio Paparelli ha illustrato in prima commissione, presieduta da Oliviero Dottorini, il programma di politica patrimoniale per il triennio 2014-2016. Il piano, che verrà approvato in una delle prossime sedute della commissione, punta alla valorizzazione economica, funzionale, ambientale, paesaggistica e culturale dei beni immobiliari regionali. Il piano prevede come obiettivo principale la revisione della normativa regionale di riferimento, perché quella attuale, ha detto l'assessore, è datata e non permette efficaci azioni di marketing. Inoltre è prevista l'attivazione del portale Vetrina Immobiliare, che permette una migliore promozione e forme di vendita più snelle ed efficienti con sistemi di aste online sul modello di eBay. Fanno parte del programma anche il Banco della Terra, l'analisi della situazione degli ex complessi ospedalieri e del patrimonio ex ANAS e FCU. L'assessore Paparelli ha anche sottolineato il lavoro di razionalizzazione degli uffici della Regione. Nel dibattito che si è sviluppato dopo l'illustrazione, particolare attenzione è stata dedicata alla situazione del magazzino di Solomeo, in cui si trova l'archivio deposito della Regione. La Commissione, accogliendo una richiesta del consigliere Andrea Lignani Marchesani, ha deciso di effettuarvi un sopralluogo il 24 settembre prossimo.
A Palazzo Cesaroni, audizione dei rappresentanti di associazioni, distretti sanitari e zone sociali sulla proposta di regolamento per le strutture residenziali rivolte a persone adulte in situazione di degrado e marginalità sociale. Paolo Giovagnoni. La Commissione Sanità e Servizi Sociali del Consiglio regionale, presieduta da Massimo Buconi, ha ascoltato nella sala partecipazione le osservazioni dei soggetti interessati alla proposta di normativa per l'accreditamento e il funzionamento dei servizi socioassistenziali a carattere residenziale per le persone adulte in situazione di disagio e marginalità sociale. Prevede le comunità di accoglienza sociale, residenze a bassa intensità assistenziale e con bassa complessità organizzativa e le strutture di pronta accoglienza, strutture residenziali caratterizzate da elevata flessibilità organizzativa atte a soddisfare in modo immediato e temporaneo i bisogni primari di soggetti adulti privi del supporto di una rete familiare adeguata anche con figli minori al seguito. Non sono le sole strutture già operanti in Umbria, ma finora mai normate, e i responsabili della Caritas e delle cooperative sociali hanno chiesto un po' di elasticità per continuare la loro opera di sostegno ai più deboli, avvalendosi più del regolamento per le civili abitazioni, in molti casi si tratta proprio di case di accoglienza, che del regolamento 16 del 2012, cui fa riferimento il testo proposto dalla Regione per dare piena applicazione alla legge 26, quella sul sistema integrato dei servizi sociali. Tutti d'accordo sul numero massimo di ospiti delle strutture, 30 persone, e sulla durata della permanenza, 90 giorni, salvo che non sia prevista una permanenza maggiore regolata da accordi istituzionali, atta a consentire il completamento del percorso di recupero sociale, prevedendo anche l'inserimento del soggetto nella comunità di accoglienza sociale. Chiesta anche l'inclusione fra i requisiti per l'esercizio di un'alternativa tra titolo di studio e esperienza sul campo, per non penalizzare chi può dedicarsi alle attività con la dovuta competenza pur non avendo ancora maturato l'esperienza biennale prevista dal regolamento. La prima commissione consiliare, presieduta da Oliviero Dottorini, prima di procedere al voto sulla proposta di legge di iniziativa popolare che mira a modificare l'ordinamento del sistema sanitario regionale, dopo aver audito il comitato promotore e la giunta, ha deciso di richiedere alle due aziende sanitarie regionali, oltre che ai distretti, i dati aggiornati sulle prestazioni fornite. La legge, composta da 3 articoli, mira ad intervenire sui criteri di assegnazione dei fondi sui territori, sulla trasparenza delle procedure e sulla partecipazione dei cittadini alla programmazione e alla verifica delle attività svolte dal servizio sanitario. Audizione della terza commissione sul regolamento per il trasporto sanitario in Umbria. Vediamo. Mantenere la figura dell'autista soccorritore a bordo delle ambulanze perché svolge specifici percorsi formativi nel rispetto delle linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni, mentre senza la qualifica di soccorritore non sarebbe tenuto ad effettuare alcun intervento di natura professionale correlato al soccorso, con la conseguenza che le aziende sanitarie dovrebbero pagare un dipendente in più su ciascun mezzo e con un notevole aggravio dei costi. Lo hanno detto in audizione i rappresentanti delle associazioni che si occupano di trasporto sanitario in Umbria, Croce Rossa, Croce Bianca, Stella d'Italia, Oppa e Misericordie, ai membri della Commissione Sanità del Consiglio regionale, presieduta da Massimo Buconi. Nel documento unitario che le associazioni hanno consegnato vengono richiamate anche le indicazioni del Ministero della Salute in merito alla composizione degli equipaggi per ogni tipologia di soccorso, nei quali è sempre prevista la figura dell'autista soccorritore, e così chiedono di modificare la proposta di regolamento del trasporto sanitario proveniente dalla giunta regionale, prevedendo tale figura unitamente a quella del soccorritore nell'equipaggio per il trasporto ordinario e per quello di supporto all'emergenza urgenza, nonché a quella di infermiere e medico nel trasporto sanitario di emergenza urgenza con ambulanze avanzate. Chiesta anche una distinzione nell'accreditamento tra i servizi d'emergenza e quelli per il solo trasporto ordinario di malati. Le associazioni vorrebbero anche maggiori risorse. Le spese, in primis quelle per i carburanti, continuano a lievitare, mentre fino ad oggi, hanno detto, siamo andati avanti con affidamenti in proroga basati sui costi del 2010. Ed anche per questa edizione è tutto. Vi ricordo che TeleCRU va in onda sulle emittenti televisive dell'Umbria e anche disponibile in rete sul sito dell'Assemblea Legislativa Regionale, consiglio.regione.umbria.it, e su YouTube.
Grazie per averci seguito e una buona settimana a tutti.